Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Oggi vi volevo far vedere come tolgo l'erba dal mio orto. Ha piovuto un po' di volte, quindi lei inizia a toglierla. Inizia a crescere, scusate. Come vedete, con un po' di chino di piogge le piante sono già cresciute un pochino. Le è arrivata la cavolaia, infatti adesso devo fare i trattamenti. Fra un pochino di tempo dovrò fare i trattamenti prima che arrivi settembre. E adesso vi faccio vedere. L'attrezzo che usiamo oggi è questo raschietto. Questo raschietto è praticamente questa è una lama che va affilata e si userà per togliere le radici dall'erbetta. Per esempio, questa erbetta, vedete tutta questa, l'erba nei camminamenti e sopra i lati delle colle, perché adesso vi farò vedere cresce l'erba anche nei lati delle colle, vedete? Tutto qua, vedete, questa è già grossa, però qua la terra è friabile perché non ci passa sopra nessuno. Allora possiamo toglierla, rimuoverla. Questa lavorazione va fatta quando il terreno è bagnaticcio. Perché se no, sì, uno diciamo che ci roviniamo la schiena noi e poi l'attrezzo farà fatica. Adesso vi faccio vedere. Allora, lo prendiamo, partiamo dal fondo, si parte sempre dal fondo, poi veniamo avanti, togliamo magari gli ostacoli, tipo questo mattone, lo andiamo a togliere, lo mettiamo qua, perché la colla in alcuni punti è fissata con degli arpioncini e poi ho messo alcuni mattoni per essere più sicuro. Così poi prossimamente potrà ricrescere con cioè crescerà meno erba. Ora vi farò vedere un altro modo per togliere l'erba. Allora, ci servirà del sale fino, del sale grosso e poi dell'acqua. Allora, adesso metteremo giù vedete qua che c'è l'erba grossa, tutto a bordo della rete. Metteremo giù il sale grosso. Allora, prendete il sale, vedete, l'ho preso, e lo buttiamo sopra. È ancora questo qua, è ancora quello, perché dopo nell'acqua lo dovremo far disciogliere. Mettete giù una bella quantità, mi raccomando, non sulle colle, perché sennò poi non vi cresce più niente. Ok, vedete? Non ho messo giù un bel po' attorno alla pianta. Qua, lì, prendiamo altro sale, un secchiello, lo buttiamo giù. Vabbè, prendiamo il sale e lo buttiamo. Sembra dei chicchi di grandine, con tutto quello che mi ha distrutto la grandine. Vedete qua, lo mettiamo qua, poi lui con l'acqua si scioglierà, vedete? Qua c'è ancora un po' d'erba. Qua c'è ancora un po' d'erba e lo mettiamo sopra il sale, così almeno lei non crescerà più, si spera. E sapete che l'erba, dopo, quando c'è la gramegna, si fa fatica a togliere. Ora aspettatemi che prendo l'acqua. Ora mettiamo un po' di sale nell'acqua. Sempre sale grosso,
Ok. Le dosi di sale non ce ne va tanto. Mescoliamo. Così c'è anche sale nell'acqua, che poi quello secco che ho messo prima farà di sciogliere sia quello secco, così almeno l'erba non dovrebbe più crescere. Adesso mettiamo il sale ancora un po'. Io ho fatto fuori un pacco da un chilo, non è tanto. Anzi, ce n'è ancora dentro. Mescoliamo ancora. Oh mamma. Si fa fatica a mescolare con questo. È un cavalletto di una bici, si riutilizza tutto. Dopo aver mescolato, ci sarà ancora un po' di sale, però vabbè, il sale lo posizioniamo lontano perché se è nella carta. Prendiamo un secchio con l'acqua e dove abbiamo messo il sale ne mettiamo un po' di acqua, sale. Aspetta, ce ne devo avere un po' per di qua, e di qua ce n'è tanta. Ok, ed ora questo è il secondo metodo per togliere l'erba. Spero che il video vi sia piaciuto, iscrivetevi, lasciate un like e attivate la campanellina. Ed ora ci vediamo al prossimo video.